Ciao ragazzi, allora video diverso dagli altri, vi mostro come avete letto dal titolo le cose che ho comprato. Io le ho comprate da Yo Bimbo, come potete vedere, però sono cose che potete reperire alcune nei supermercati, ipermercati, in farmacia. Io sono andata lì e ho preso tutto, così facevo prima. E vi consiglio sempre prima di magari chiedere comunque nell'ospedale in cui andrete a partorire le cose che vi occorrono. In generale però vi faccio vedere quello che più o meno ho acquistato io. Allora, ho due buste. Una busta, questa qua con le cose per il bambino e una busta con le cose per me. Iniziamo con le cose per me. Allora, prima cosa, i teli igienici o le traverse, insomma. Io le ho prese perché le utilizzo sia per me che per il bambino, perché per me le metto sul letto. Gli ospedali comunque ve le danno, però dopo le metto sul letto anche a casa una volta tornata a casa. E per i bambini, perché come sapete lì c'è come si chiama, un fasciatoio unico per tutti quanti, quindi comunque sia metto la traversa, queste qua usa e getta, poi sopra metto il mio asciugamano e lo cambio lì, insomma. Quindi queste qua sono 10 pezzi sia per me che per lui. E via. Poi ci sono questi qua, Lady Pants, che sono praticamente le mutande assorbenti, perché come sapete praticamente dopo il parto avete bisogno degli assorbenti, quelli grandi, e le mutandine usa e getta. Io però vi consiglio di prendere anche una busta di questi qua, dei Tena Pants, perché soprattutto per il primo giorno sono più comode, perché non diciamo che l'assorbente con questo qua si potrebbe muovere, no? Perché le mutandine comunque sono fatte di rete, invece questo qua rimane tutto bello compatto, anche se assorbono leggermente di meno, però ve le cambiate più spesso e io mi sono trovata comunque bene con questi qua. Ciononostante ho comprato ovviamente anche le mutandine usa e getta. Ne ho presi due tipi diversi. Questo qua è lo strip igienico monouso. Allora, praticamente la differenza è che questi qua hanno i bordini come le mutande normali, e poi sono fatti così di cotone traspirante, diciamo, però hanno i bordini. E invece quest'altri sono fatti solo di rete, culotte a rete elastica. Ne ho presi due tipi diversi perché non so, magari quando sto lì poi con quelli che mi trovo meglio magari li utilizzo tutti e due. E insomma ho preso tutte e due le tipologie, sia a rete sia fatte sempre traspiranti, igieniche, monouso, però fatte tipo slip, diciamo. E l'unica cosa che mi manca, che non ho trovato, sono gli assorbenti, quelli grandi, che però io vi consiglio, poi fate come volete, di prenderli sempre della Tena Lady, perché io l'altra volta ho provato anche quelli della Kiko di altre marche, invece queste qua della Tena Lady devo dire che mi sono sembrati veramente i migliori. Poi ho preso le cose per i capezzoli, perché voi, come chi ha già avuto un figlio lo sa, però comunque sia, cosa succede? Che all'inizio comunque sia i capezzoli possono o non possono venirvi le ragadi. Io ovviamente vi auguro che non vi vengano, le ragadi sono dei piccoli taglietti, però in ogni caso i capezzoli all'inizio, prima che fanno il callo, diciamo, comunque sia con la bocca del bambino, no? Con lo stress praticamente, si potrebbero irritare. E io ho provato su me stessa anche l'altra volta che comunque dà fastidio sia avere il reggiseno che poi ci tocca sopra, sia se voi mettete le coppette normali, queste qua. Le coppette assorbilatte di cotone classiche, e queste qua sono coppette normali che hanno la parte questa qua che si può, come si dice, si può incollare al dentro del reggiseno in modo che non si sposti, non vada in giro, assorbono il latte se eventualmente esce, e anche se i primi giorni insomma non è che uno ne ha tantissimo, però a me
davano fastidio, perché comunque sia mi toccavano addosso, ero irritata e mi davano fastidio. Quindi poi che cosa sono andata a comprare, stavolta già l'ho preso, questi qua, che sono appunto i proteggi capezzoli. Questi qua sono della Avent, ma ci sono di tantissime marche. Questi qua erano uno di quelli, tra l'altro, comunque che costavano di meno. E sono appunto delle coppette fatte fuori di plastica e all'interno di gomma. Adesso ve le faccio vedere aperte, traspiranti, che vi creano praticamente una barriera tra il capezzolo e qualsiasi altra cosa ci possa andare a strusciare, perché la parte questa qui in plastica praticamente vi fa da scudo, in modo che non c'è niente che possa andare a truccare, a strusciare, insomma, a darvi fastidio. Ve le apro. Praticamente, allora, nella confezione, cioè per ogni seno ci sono tre pezzi. Allora, questa qua è la coppetta, quella senza buchini sopra, traspiranti, che serve qualora voi dovreste avere tanto latte e quindi vi raccoglie anche il latte in modo che non esca da nessuna parte, non vi bagnate. Però io sinceramente, i primi giorni, comunque sia prima che viene la montata lattea, è difficile che vi serva questo accessorio, comunque ce l'avete. E in ogni caso, qui c'è l'altro, sempre di plastica, però che ha i buchini sopra. Comunque sia, considerate che voi lo mettete così, questo sta sopra, quindi è difficile che riempiate di latte tutto questo pezzo e poi vi esca da sopra, cioè sotto comunque è chiuso. In ogni caso c'è questo pezzo di plastica, invece la parte a contatto con la pelle, qui ha un buco, è di gomma. Ovviamente aderisce bene alla pelle. Ecco qua, da qui esce il capezzolo e va incastrato qui, si incastra ovviamente perfettamente qua sotto e vi fa appunto da protezione sotto il reggiseno. So che è bruttissimo, è antiestetico, però credetemi che vi potrebbe salvare la vita, no, non la vita, però insomma dà fastidio. I primi giorni dà fastidio, chi allatta il seno lo sa, e quindi questo qua è un piccolo trucchetto secondo me da adottare. In ogni caso, chi non vuole comprare questo, ci sono le classiche coppettine assorbenti di cotone, insomma la confezione di questa non è che costi poi tanto. E poi ho preso anche la crema, questa qua, Medela, pure l'AN 100, è 100%, no, ve lo leggo in italiano veramente, e quando lo trovo, ma è possibile, ecco, 100% lanolina ipoallergenico, necessario rimuoverla prima della poppata. Io comunque sia lo lavo senza additivi né conservanti. È una pomata appunto da mettere sul capezzolo per tenerlo idratato, per evitare che si screpoli. Io lo sono andata a cercare su internet e questa qua insomma l'ho trovata come la più buona di tutti quanti, quindi ho deciso di prendere questa. L'altra volta io avevo provato la Mr. Baby, avevo provato altre creme e questa qua insomma mi sembrava abbastanza buona, quindi ho deciso di prendere questa. E poi, oddio, l'ultima cosa è la fascia elastica regolabile post-parto. Allora, su questo prodotto ci sono tantissime teorie, nel senso c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo sul metterla, non metterla. È una fascia come le fascio per le persone che si post-operatorie, come le persone che si operano comunque al ventre, e è una fascia elastica così con lo strap e vedete è fatta a lineette così perché l'ho presa traspirante, insomma, per non avere quella comunque sia tutta pesantona, e fascia elastica regolabile. Io sinceramente l'ho utilizzato l'altra volta, lo utilizzerò anche questa volta, non mi ha dato problemi e anzi mi ci sono trovata bene, comunque sia perché ti tiene, ti senti tutta stretta e a me dava sollievo, mi piaceva portarla, insomma non mi dava fastidio. Dopo ci sono persone che dicono che non fa bene, bisognerebbe far tornare tutto naturale. Ragazzi, poi ho visto, ognuno ascolta il parere di chi vuole. Per me però, insomma, aspettate che la apro.
Eccola qua, è la fascia classica. Ecco qua, come vedete, l'unica cosa è che invece di essere a maglia fitta è fatta così traspirante in modo appunto da non sudarci, da non creare problemi. E niente, questo qua diciamo che per la linea mamma, questo qua è tutto quello che ho preso. Per quanto riguarda il bambino invece, allora ovviamente da portare sono i pannolini. Allora, io ho preso allora, anche per mia figlia, la prima. All'inizio io ho preso questo qua, i Pampers Progressi, perché io credo che siano praticamente i migliori. Numero 1, newborn 2,5 kg. Però ne ho presi solo un pacco, perché erano in offerta. Però ne ho preso solo un pacco perché io mi sono trovata sempre con l'altra figlia che alla nascita questo qua ovviamente gli stavano bene. Però poi sulle coscette, lei era cicciottella, gli davano un pochino, l'arrossavano. E quindi sono andata subito con il numero 2, che comunque è 3,6 kg, quindi più o meno il range di peso è quello là. Queste qua sono leggermente più grandi, quindi di queste qua piccolini, numero 1 ne ho preso uno solo, ne ho preso uno e uno, appunto perché più o meno il peso è lo stesso. Devo essere sincera, però difficilmente, poi a parte adesso per la nascita, i primi giorni, poi io non compro i Pampers Progressi. Adesso vi faccio vedere la marca di pannolini che io ho trovato l'altra volta, che utilizzo e che trovo veramente veramente buona. Ed è la linea questa qua, Trudy. Trudy Body, questo qui è il bagno latte, però questa qua Trudy fa anche i pannolini. Io li trovo da Yobimbo in farmacia sicuramente, nei supermercati, non mi ricordo in quale supermercato ipermercato si trovino, però hanno una resa fantastica, sono morbidi, non danno assolutamente fastidio e costano poco, perché i Pampers, quelli che avete visto in offerta, costavano intorno ai 7 euro. Questi qua della Trudy a prezzo normale costano sui 4 euro e qualcosa, quindi ovviamente costano quasi la metà e vi assicuro che sono buonissimi. Sono molto simili alla qualità dei Pampers, quelli lì che hanno la confezione con tutti i cuoricini tipo verde acqua, e questi qua però sono veramente veramente buoni. Io utilizzavo praticamente solo questi qua, anche comprandoli in farmacia, perché comunque sia costano veramente niente. In ogni caso, poi ho preso un bagno latte, questo qua è il miele d'arancio, appunto da portare come detergente in ospedale, poi anche a casa. Eccolo qua, il bagno latte. Poi della stessa linea ho preso l'olio nutriente, la pappa reale, perché i bambini quando nascono hanno sempre un pochino la pelle comunque sia secca, bisogna stare attento alle pieghette che hanno sotto le braccia, sotto le ascelle, sull'inguine, quindi comunque un olio è sempre consigliabile. E poi ho preso l'immancabile pasta, questa qui per il sederino, la pasta protettiva ossido di zinco e cera d'api. Ho preso tutto di questa linea, ve l'ho detto, costa anche poco ed è buona. E poi le salviettine, a casa ho il pacco grande, però da portare in ospedale ho preso queste qui piccoline, salviettine detergenti in cotone normale, e poi ho preso anche quelle disinfettanti antibatteriche ad azione rapida, appunto perché in ospedale è sempre bene avere qualcosa di antibatterico. Altre salviettine che ho preso sono praticamente queste qua, pulisci ciuccio. Non le avevo mai viste e so che anche qui c'è chi dà il ciuccio, chi non lo dà, in ospedale ti dicono che non devi darlo, io glielo do il ciuccio, quindi mi porto, ovviamente non è che posso portarmi lo sterilizzatore, mi porto questi qua, ce li passo, poi lo passo sotto l'acqua calda, insomma, ed è pulito. So che c'è chi magari mi maledirà perché faccio mettere il ciuccio, però insomma, queste sono scelte. Poi in ospedale
Porto anche questi qua che sono quadrati di cotone soffice, sono praticamente come i dischetti struccanti, però più grandi, come vedete, quadrati di cotone che servono per lavare il bambino. Praticamente si deve portare un bacile in cui mettere l'acqua e poi praticamente piano piano con il cotone imbevuto in acqua lievita, no? Uno gli dà... può lavare insomma i bambini. Io questo qua lo utilizzo sia in ospedale ma anche quando torno a casa prima che il cordone, il moncone del cordone ombelicale comunque cade e non posso fargli il bagno, lo lavo piano piano con delicatezza con questi dischetti di, lo bagno questi dischetti di cotone, poco sapone e sono comodi. Poi altra cosa che serve sono le garze sterili e la retina, questa qua da mettere intorno all'ombelico appunto per proteggere e per curare il moncone del cordone ombelicale. Io ho preso direttamente il set della medicazione ombelicale che ha 14 compresse sterili e 7 bande elastiche, in modo che ci sono tutte e due insieme, imposto direttamente la scatolina e non devo stare a portare altra roba, però si possono vendere anche separatamente, insomma poi ognuno vede come vuole. E ultima cosa che porto in ospedale è un biberon, potete anche non portarlo, io lo porto perché non si sa mai, io ho intenzione ovviamente di allattare al seno, però se dovesse succedere qualcosa insomma io mi porto sempre dietro il biberon, questo qua è il piccolino della Chicco. Io anche l'altra volta ho utilizzato o questi qua della Chicco o quelli dell'Avent e mi ci sono trovata bene. Non vi nego neanche che poi una volta a casa io comunque sia, oltre che il latte, so che si dice che comunque sia il latte della mamma basta eccetera eccetera, io però comunque sia quando soprattutto inizia a fare caldo io ho un goccino di acqua di camomilla e ogni tanto al bambino glielo do. E so che magari no, questo faccio tutto come mi pare, però comunque sia mi sono sempre trovata bene così. E niente, questo qua è tutto quello anche che ho preso per il bambino per l'igiene. Spero che questo video vi possa essere utile, fatemi sapere nei vostri commenti che cosa ne pensate, se anche voi avete preso queste cose, insomma come vi siete trovati, e ci vediamo alla prossima.